mister Monza esce sconfitto 2-1 una partita che avete giocato anche bene nel secondo tempo siete entrati in campo con il piglio giusto avete creato forse troppe poche occasioni Ma, secondo me è stata una buonissima partita da parte del Monza sia nel primo tempo che nel secondo forse se toglia, togliamo i primi 40 secondi eh, la partita magari va in un altro modo eh, la squadra comunque ha sempre fatto, secondo me, gioco al primo tempo, magari creando qualcosina in meno, nel secondo tempo un pochettino più incisiva, anche quando sei rimasti 10 contro 11, immediatamente. Infatti il gol iniziale forse ha un po' tagliato le gambe, o meglio ha cambiato un po' la partita da subito? Sì, parti con l'1-0 per gli altri, quindi diventa difficile contro una squadra contro un'ottima squadra poi cercare di... Di, di riprenderla soprattutto quando poi sai che davanti sono rapidi e veloci questo è un Monza che ha grosse difficoltà societarie ormai le conoscono tutti però in campo continuano a far vedere continuate a far vedere un gran valore un grande gioco come si riesce a sopportare questa situazione così pesante? con la professionalità e la passione un Monza che anche oggi ha fatto vedere di valere una qualità importante la classifica è ancora buona e adesso cosa succederà mister? andiamo in vacanza e poi chissà. <ride> Tornando a una partita, un ultimo episodio, l'esplosione di vita non abbiamo ben capito quello che è successo, lei come, come lo giudica? E basta guardare le immagini, e le immagini le giudicano da sole. Una classifica diciamo molto buona, eh, adesso incontrerete Fabio Pesaro, ci sarà da capire come entrerete in campo, eh, la guarderete immagine in, in queste vacanze natalizie? No, noi incontriamo la Pro patria il 6 di gennaio. Eh, però per noi la partita più importante la giocherà la la sicuramente la società il 29 di dicembre e poi da lì in poi eh, vedremo cosa, cosa riusciremo a fare di buono eh, e poi ci preoccuperemo della partita con la propatria Stefano Pietri Biasi, abbiamo cercato il gol più veloce della Lega Pro, purtroppo non è il tuo, però insomma poco ci manca. Gol subito al primo minuto, ottavo centro stagionale, tanta gioia per te oggi. Sì sì gioia personale quella sì ma quando si fa gol fa sempre piacere e comunque era importante sì sbloccarla subito perché sapevamo che comunque loro eh, a parte la buona squadra e questo non, certo non lo, non lo dico io no? Eh, però era importante sì sbloccarla perché loro comunque venivano da un buon periodo e ovviamente magari eh, se fossimo riusciti ad andare in vantaggio magari raddoppiare magari loro magari si sarebbero un po' magari anche un po' tirati indietro tra virgolette, cosa che poi comunque la partita è stata sempre aperta. E ovviamente dopo un buon primo tempo penso ho giocato a buoni ritmi da parte nostra. Poi siamo calati anche la ripresa, ci sta anche un po', magari il periodo di stanchezza con tante partite ravvicinate che abbiamo fatto, eh, rischiando un po' la fine, ma penso insomma alla fine ci portiamo via questa vittoria e siamo contenti. Il 2-0 sembrava chiudere definitivamente la partita, poi c'è stato quel rigore un episodio ancora una volta dubbio e da lì insomma il Monza ha, ha fatto un po' paura. Poi un'occasione sprecata nel finali, insomma, poteva andare meglio ma anche peggio, insomma, questo è un po' il dato di fatto. Beh sicuramente, se guardiamo l'ultima occasione loro lì in mischia si poteva anche andare dentro, no? Se, se guardiamo l'occasione. Siamo stati anche fortunati, ovviamente ti dico, abbiamo fatto un buon primo tempo, ci sta che poi Cali un po' nella ripresa. Loro comunque hanno fatto una buonissima partita, giocatori importanti per la categoria ripeto alla fine si è stati bravi uh, anche andare col doppio, col doppio vantaggio insomma a riposo quello ti ha messo un, un po' più al riparo magari cose che non avevamo fatto sabato a Renate e, e alla fine ci è andata bene che si è riusciti a portare a casa a Vittoria il Bassano va in vacanza nuovamente in testa della classifica per effetto del, del pareggio di Alessandro e Novara insomma una vacanza che diventa più soft diciamo ma sarebbe stata soft lo stesso perché insomma ha detto insomma, di tutti che il Misa, insomma o a altri colleghi, alle interviste, insomma abbiamo fatto comunque qualcosa già di, di straordinario e dobbiamo continuare a, a farlo. Ovviamente fa piacere essere momentaneamente primi, ma penso che dobbiamo pensare insomma, a noi arrivare alla quota, alla quota salvezza e poi da lì insomma, si può giocare anche più tranquilli e, e chissà provare anche a fare qualcosa di, di importante. Per quanto riguarda invece il tuo lato personale a metà campionato 6 a 8 gol, insomma un bottino importante, importantissimo, puoi sicuramente superare quello dell'anno scorso. Ma me lo auguro dai, sono contento perché sto bene, ho sempre giocato fortunatamente, quello insomma, penso che aiuti no, per un attaccante e poi comunque la squadra ha girato bene e per noi, e per noi diventa che più facile no? anche andare a gol perché si sì, crea occasione e tutto. Quindi, eh, sono contento comunque dell'annata, sia quella dell'anno scorso per finirla bene questa. E mi auguro insomma, di, di poter ricominciare come abbiamo finito. Complimenti, grazie, grazie. Sono Iocogliano, Vittorio De Bassano. Gol tuo personale. Sei uscito stremato sotto gli applausi del pubblico. Insomma, una partita da incorniciare per te, Sì, è da incorniciare tutto quanto. Tutto quello che abbiamo fatto da, a partire dall'anno scorso, e chiudendo con questa partita di oggi. Ci tenevamo particolarmente a, a fare bene e a chiudere appunto questa annata il meglio possibile. Ci siamo riusciti, sapevamo che incontravamo comunque una squadra che non era morta e si è visto. <coughs> siamo stati bravi a non prenderla sotto gamba. Abbiamo fatto una partita incredibile come la prestazione che avevamo fatto ad Alessandria. Sono contento per il gol perché ancora non avevo segnato al mercante, quindi ce l'ho fatta. Avete sconfitto un Monza che ha grosse difficoltà societarie, ma che in campo continua a dimostrare grande valore. Insomma, questa vittoria vale ancora di più. Sì, infatti. Io credo che i giocatori del Monza gli devono dare un premio perché stanno facendo delle robe incredibili. Cioè, loro hanno 30 punti, non hanno mai mollato, nonostante i problemi gravi che hanno societari. Quindi, cioè, secondo me, sono dei ragazzi veramente da incorniciare perché fare una roba come stanno facendo loro, come l'hanno fatta fino adesso, è veramente. Eh, non è da prendere sotto gamba. Diciamo. Adesso ci sarà lo stop natalizio, dopodiché si torna in campo per vincere il titolo di campione d'inverno. Un titolo che non vale molto sulla carta, ma insomma. Che può valere a livello morale? Ma sarebbe bello vincere due anni di fila. <ride> è capitato un anno, però vincerlo due anni di fila è ancora più bello. Sì, dai, adesso mh, ci riposiamo, questi 4-5 giorni tranquilli, stacchiamo bene la spina perché comunque abbiamo dato tanto da inizio anno, già a partire dalla Coppa Italia che, che comunque ci credevamo. E, però dobbiamo, dobbiamo tornare più carichi di prima perché non abbiamo fatto niente. E, se, la seconda parte del campionato si sa è ancora più difficile della prima, quindi bisogna, bisogna tornare con la, con la testa giusta e, e la forza di voler andare avanti. Tornando alla partita, quando il Monza ha segnato il gol di gole, avete visto un po' diciamo, gli Neri come si suol dire in questo caso, si è fatta sotto ma poi insomma, avete saputo chiudere perfettamente. Sì, effettivamente dopo che hanno fatto gol comunque non chiudere la partita prima ci cioè ha un po' penalizzato, eh, però si stati bravi e concentrati a, a concedergli comunque poco e fare attenzione su, sulle seconde palle in modo tale da non regalargli niente e non, non, non fargli pareggiare la partita. Sono contento della prestazione dei ragazzi e sono contento di, che abbiamo chiuso l'anno in questa maniera qua. Complimenti e auguri. Grazie, auguri. Mister Rasta, hai fatto lo sgambetto della tua ex squadra, una vittoria importante, avete giocato una bella partita e il Monza insomma, si è fatto valere. Sì, questo è il calcio. Eh, se ci fosse stata qualche partita... Eh, che firmavo di, di non vincere sarebbe stata questa. Non c'è dubbio, però bisogna andare avanti. Adesso, insomma, il cuore è una cosa. Poi la professionalità, la, la professione, o quello che, che ti porta a, a dover andare da un'altra parte. Quindi devo pensare in questo momento all, al Bassano. Una bella vittoria, una vittoria che comunque. È stata difficile, e dura fino alla fine, lo sapevo che era una squadra che non molava mai, conosco tanti, tanti ragazzi, quindi questa poteva essere anche per loro tra virgolette per qualcuno di loro una gara d'addio. Quindi ci tenevano a fare bene per i tifosi e per tutto. Abbiamo fatto sicuramente un ottimo primo tempo, un primo tempo ad alto livello, come sappiamo fare spesso, alte intensità, aggressivi e tutto. Secondo tempo l'abbiamo anche un po' gestita, quando poi succede che prendi un rigore, che ci stava, ci mancherebbe, e riapre un po' la gara, può succedere di tutto. Eh. Ecco, lì dovevamo essere bravi nel chiuderla perché abbiamo avuto delle occasioni in ripartenza del 3-1, però alla fine della, eh, della visione della gara per la prestazione credo che sia stata meritata la vittoria. Anche perché oggi Bassano era in emergenza senza Toninelli, non è e Proietti, insomma un Bassano che si è difeso bene anche con altri uomini, con quelli che di solito giocano meno, questo significa che il gruppo è compatto e tutti per lo stesso obiettivo? ma no, ma su quello, su quello è, non c'è ombra di dubbio. Anche, anche in precedenza questi ragazzi hanno dimostrato di, di tenerci a, a... Questa, questa maglia, hanno giocato anche in altre circostanze, un po' così, non è questo. Sai benissimo meglio di me che è un, un gruppo fortificato già dallo scorso anno, che aveva fatto bene, abbiamo cambiato poco. Eh, quindi so che se viene impiegato uno che ha giocato meno, da, dall'anima. Eh, quello che mi fa piacere è che per l'ennesima volta, a chi magari gioca poco, e, e è entrato in campo, ha fatto bene, facendo la sua onesta partita, dando tutto eh, e l'allenatore su questo ne, ne è soddisfatto quando vede il proprio giocatore che magari gioca meno. Che fa buone prestazioni. Ecco. Un peccato perché il 3-1 sarebbe arrivato, in realtà c'è stata quella incompressione fra Cattaneo e Tonone. Insomma, un peccato veramente? Ma sai, durante la lettura della partita è un peccato da una parte, però ricordiamoci che all'ultimo secondo il Monza ha sfiorato il gol del 2-2 quindi gli episodi ci stanno sia da una parte che, che dall'altra perché poi anche eh, se andiamo a vedere nel momento loro migliore, rigore eh, vita espulso eh, insomma un po' ci ha giovato a noi, non, non, non c'è dubbio perché sicuramente sarebbe stata, mancavano 20 minuti, sicuramente un'altra gara eh, quindi insomma ci è girata bene questa volta per quanto riguarda gli episodi, alle volte ti gira male, oggi invece ci è andata bene un po' fortunati ma a volte devi anche eh, insomma purtroppo Può vincere anche grazie agli episodi però è vero analizzare gli episodi però io mi soffermo sulla prestazione la gara dei ragazzi è stata veramente eh, di un'ottima ottime giocate ottime triangolazioni e quindi dai io credo che la vittoria lo, lo, lo dico per l'ennesima volta mi dispiace perché insomma magari qualcuno possa far male ma insomma da, dall'altra parte c'era veramente più del mio cuore quindi non è neanche esultato ai nostri gol ma non per il, perché non porto rispetto ai tifosi del bassano che ci mancherebbe però c'era un cuore a metà e quindi la mia gioia c'è, ci mancherebbe, però andiamo avanti, speriamo che il Monza si, si, si possa riprendere tutti i problemi le vicissitudini che ha, perché comunque per me è un po' una botta al cuore, però si va avanti e... Eh, più che mai adesso ci godiamo questo Natale. Eh, da una parte chi è felice, da una parte chi no. Però, alle volte è capitato anche a me lo scorso anno questi periodi non ero felicissimo. Noi venivamo da un periodo brutto perdendo l'ultima partita poi il derby con Renate. E adesso, magari, mi godo in questo, questo momento qua. Ma guai a mollare, già a ripresentarsi alla grande alla, al 6, perché avremo una partita difficile con la Ferral in casa loro. Una partita che determinerà anche il, il vincitore del. Di... Famoso titolo campione d'inverno che conta poco sulla carta ma che comunque vale a livello morale. Ma Guarda, io so solo i due risultati perché ancora il Pavia insomma, sta giocando, però credimi siamo strasoddisfatti indipendentemente da, da quello che poteva essere un risultato più o meno positivo del Novaro e dell'Alessandria. Siamo contenti, la classifica la guardiamo fino a un certo punto, cerchiamo di toglierci più soddisfazioni possibile e, e, e negli spogliatoi quello che circola sempre più la voce è che siamo a più 16 dalla, dalla quartultima. ultima. Questo, questa è la cosa giusta, la mentalità avanti e poi vedremo strada facendo dove arriveremo. Un'ultima battuta chiederai qualcosa a Babbo Natale per il Bassano? ma eh, io questa è una cosa che, che, che parleremo con la società nel capire che soprattutto a livello numerico non siamo in molti siamo una squadra che ha una, 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 una rosa ampissima quindi vedremo se ci sono opportunità a miagol di sì di avere un due o tre giocatori per avere i giusti ricambi ma non tanto perché devi vincere il campionato meno anche perché il campionato ritorno sarà lungo più difficile e quindi avere più opportunità eh, nella rosa a Benvenga grazie e auguri grazie a voi, grazie a te e auguri a tutti We kiss goodbye. Is this our last time? I wish I could see.